Nella galleria faceva. Ehi, Artyom! Quando hai lasciato la tua casa nella stazione, pensavi mai che saremmo finiti in un posto come questo? Senza sapere se stavamo per salvare il nostro mondo o per spedirlo dritto all'inferno. Superficie dovremo attraversare l'avamposto militare, Artyom. Sento dei movimenti nella stanza accanto. Apri la porta, io ti copro le spalle. Sotto va tutto in malora. Usa questo sistema manuale ausiliario per aprire la porta. Seguimi. Ok, saliamo. Sembra che non ci sia nessuno. Indossa la maschera di gas prima di arrivare in superficie. Ti troverai a conteggiare come un pesce fuori d'acqua. Ci siamo quasi. Questo è il teatro Korolev. È molto vicino. Rispondi! Ullman, rispondi! Passo! Ti sento forte e chiaro, passo! Siamo alla torre! Ripeto, siamo alla torre! Gli altri sono usciti?
Passo. Affermativo, abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre. Passo. Ricevuto. Ti contatteremo di nuovo quando saremo in cima alla torre. Così potrai rilevare la nostra posizione. Passo. Andiamo, gli altri dovrebbero essere già arrivati. Lieto di vederti, Corvo. Hai sentito? Ascolta. Cosa diamine è? Formate un cerchio! Quella era la nostra casa. C'era qualcosa di confortante nella routine, nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti, la stazione era in preda alla paura. Avevo 20 anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino in cui Hunter, l'amico del mio patrigno, arrivò alla barricata. Artyom, sei sveglio finalmente. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Andiamo, Artyom. Porci, malattia.
passato di peggio. E non ho intenzione di... Cosa pensi di fargli a quei tetri? Dargli la caccia e ucciderli uno dopo l'altro? Ma fammi un piacere. Salve, Artyom. La stazione non potrà resistere ancora per molto agli attacchi. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? I tetri ci uccideranno tutti. Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. Sergei! Avete visto il mio Sergei? Salve, Hunter. Un'altra pattuglia è stata attaccata nella notte. Mammina, dobbiamo aspettare molto. Ma restate. Andiamo, Artyom. Mio fratello è in ospedale. E di Alexei si niente sa visitatori. Era all'avamposto. Pieter! Lascialo stare, è ferito. Oh, sei tu. Alexei era tra i combattenti. Qualcuno l'ha visto. Il capitano ha detto che stava bene. Vieni, Alex. Spero sia vivo. Vai avanti, Artyom. Queste persone vogliono vedere il... Come stanno i feriti? Non ci sono stati molti miglioramenti. Due sono morti. Stamattina. I tetri non uccidono subito, ma danneggiano la mente delle loro vittime. E questa prima o poi è forte. Cosa diavolo? Chi sarà mai? È Hunter. I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta! Benvenuto all'Expo, Hunter! Grazie. Ora chiudi la porta. È un pezzo che non ci si vede, Hunter. Lieto di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. E di gran lunga peggiori. Tetri. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. I tetri non uccidono. Intrusi nel condotto di aerazione principale. Che cos'è? Stanno arrivando dall'alto. Mancava solo questa. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Alex, dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati via, un'arma. Via. Maledizione, non si erano mai addentrati tanto nella stazione. Bell'ospedale, sentono l'odore del sangue. Thank you.
cecchino coi fiocchi, il ragazzo. Niente Tetri qui. Solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i Tetri sono qui. La loro arma è la paura. È questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. I Tetri non sono dei semplici mutanti. Sono i nuovi Homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Ho una notizia per te. L'abbiamo persa. Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi Homines. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Guardati intorno, Hunter. 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi, con la mente distrutta. Hanno distrutto il posto di guardia esterno! Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla, è chiaro? Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di Riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrii volontario. Nestucite colesa, conductor nasme, natormosa. Ma era ora! Te la sei presa comoda come al solito. Prendi la tua roba e vai al binario. Gli altri ci stanno aspettando. Ci vediamo lì. E cerca di non scordarti nulla, Artyom. Отстоц перевертаться, бабушка здорова! Отстоц перевертаться, кушает компот! Отстоц перевертаться и мечтать снова! Отстоц перевертаться, пережить налет! Mi dispiace, Artyom. Questa parte della stazione è temporaneamente isolata. Che bella musica! Solo le guardie sono autorizzate. Dove hai trovato quel disco? Dono di un ranger in cambio di Artyom. Ciao, Artyom. Perché devo continuare a supportarti? Sei sicuro di non esserti pentito dello scambio? Disegna qualcosa. Eri un buono a nulla. Che ne dici di... Una casa. Ci sono. Disegna la casa dove vorresti vivere con la tua mamma e il tuo papà. Dai, prova. Una casa. Così quel tizio alto mi si avvicina e fa: piccola, se mia moglie cucinasse come te, sarei l'uomo più felice del mondo. Allora gli chiedo: tua moglie non sa cucinare? E lui, a dire il vero, non si è sposato. Che tesoro. Sei tu, Pete? Dovunque mi giri, non vedi altro che bugiardi, ipocriti e traditori. Io sarei sporco, eh? Beh, se io sono sporco, tu sei un pezzo di merda, ok?
Senti chi parla. Te ne vai in giro con i piedi sporchi e lasci impronte dappertutto senza fregartene di chi dovrà pulire. Lasciami riposare. Faresti incazzare chiunque. Le nostre rispettive stazioni collaboreranno per tutto ciò che concerne i commerci, le comunicazioni e le risorse. Non è divertente doverti cercare. Ma la cosa più importante è che d'ora in avanti... Non farmi più preoccupare. Le gallerie settentrionali saranno pattugliate da unità militari congiunte. Il che... Fa qualcosa. Guarda qui, questa sì che è un bellissimo congiunto. Abbiamo maiale tenero per il muro. Prendimi se ci riesci. Sono già in marcia verso la nostra stazione. Sei di nuovo ubriaco. Alzati, fannullone. Tesoro, cosa vuoi che ti porta? Cosa? Sì. Che vuoi? Chi va? Una palla. Vuoi scambiare cartucce? Come se dovessi morire domani. Ed è proprio quello che succederà se non ci porti subito le chiappe a casa. Ma solo se prometti di comportarti. Scambiati. Bravo, è potuto succedere. Andiamo, ubriacone. Muoviti. Non so, posso cavarmela da solo. È una bella famigliola felice. Dov'è il tuo equipaggiamento, Artyom? Va all'armeria e prendi quello che ti serve. Ciao, Artyom. Che ne pensi del tizio lui? Salve, Artyom. Hai bisogno di armi? Come ok, diamo un'occhiata. Mitragliatrice calibro 5.45, prodotta nell'armeria. È poco precisa e quando si surriscalda brucia come l'inferno. Per questo la chiamano bastarda. E la testa? Ce l'hai? Spara a raffiche brevi, Artyom. Prendi anche delle munizioni. La solita vecchia storia. Ecco un caricatore universale per la batteria. E infine una maschera antigas. Indossala se attraversi delle zone radioattive o se dovessi salire in superficie. Kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro. Ok. Pensi che un giorno riusciremo a tornare in superficie? Non sono mai stato a Mosca. L'ho vista solo in qualche vecchia foto. Mosca è sparita. E presto faremo la stessa fine anche noi. I mostri arriveranno da terra. Ma c'erano altre metropolitane. Ok, ci siamo! Ciao, Artyom! Come stai? È possibile che altrove qualcuno sia sopravvissuto? Sono passati ancora tanti una. Anni. Fammi dire il fiato. Non ho avuto neanche il tempo di fumarmi una sigaretta. Ciao, Artyom. Che ne dici di un maialino? Come animale da compagnia. Ma sto reggendo! Vai a unirti alla carovana? Buona fortuna, allora. Artyom! Qui, Artyom! Fa presto! Salve! Allora sei pronto a partire? Sei pronto? Andiamo, allora. Diceva di essere felice se contribuisse alla sicurezza dei nostri confini. Se l'avessi inventato io, sarei impazzito. Tu mettiti lì, Artyom, e tu siediti qui, Eugene. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Ehi, ragazzi, siete diretti a Riga? Sì. Me lo date un passaggio? Certo, ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo, allora. D'accordo, allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio se la mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Artyom, finalmente libero! Beh, almeno finché dura il viaggio. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto? Per la prima volta lasciavo la mia stazione e la sicurezza che offriva.
preoccupava aver nascosto la verità di mio padrino. Non gli avevo detto che non sarei tornato dentro a casa di Riga, ma Hunter contava su di me. Allora, da dove vieni? Da Riga. Sto facendo il giro dei miei fornitori. Devi aver visto un sacco di posti, allora. Sì, via, via. Il mercato è proprio accanto a Riga, ed è una stazione grande. Andavo regolarmente a Polis, ma ultimamente per arrivarci devi avere una gran fortuna. Wow, o essere membro dell'Ansa. Come mai? L'Ansa ha agganci nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni. Ma non vede di buon occhio i forestieri. E se non è l'Ansa a crearti problemi, devi vedertela con i rossi, gli imperialisti o i normali banditi. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. A dire il vero, non sono neppure riuscito ad arrivare fino alla stazione vera e propria. All'improvviso, sono stato sopraffatto da... Allentate, ragazzi! Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi della Alexeyevskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dovremmo usare la galleria di servizio per aggirare la Alexeyevskaya. Ah, cazzo. Io la odio, questa galleria. D'accordo, Peter. Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Perché? Cos'ha di strano? Beh, è una galleria normale, forse meno illuminata delle altre. Ci sono passato l'altro mese e... Beh, non mi piace, questo è tutto. Fate buon viaggio. Siamo su un carrello e siamo armati. Dobbiamo farcela senza troppi problemi. Dannazione, mal di testa da impazzire. Se mi aiutate a spingere la leva... arriveremo prima. Ok, Eugene, va a dargli una mano. Dovremmo muoverci più in fretta qui. Tu guardaci le... Arthur. Certo! Dobbiamo uscire da qui al più presto. Quando ci sono loro, questo posto fa paura. E poi mi fanno tanta pena. Loro? Loro chi? Non li senti piangere? Come sarebbe loro? Di cosa stai parlando? Tu, Boris? Boris? Boris! Ehi, cosa... cosa mi sta succedendo? La mia testa! Artyom, che succede? Artyom! Qui! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla! Cosa diavolo sta succedendo? Merda! Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris! Boris, svegliati, Boris! Merda, è inutile! Ah! Oddio! Sparagli! Tu spara!
La stazione di Riga era la prima tappa del mio viaggio, ma la carovana non avrebbe proseguito. Così, prima di separarci, brindammo alla nostra sopravvivenza. La vodka non dissipò la mia paura all'idea di proseguire fino a Polis da solo, ma di lì a poco mi sarei inaspettatamente trovato in compagnia, sì, ma di un tizio assai poco raccomandabile. Ok, ragazzi. Brindiamo alla salute del nostro amico Artyom, che passa indenne attraverso mostri e anomalie. Artyom! Alla tua salute! Se non fosse stato per te, Artyom, ci avrebbero affettati come dei salami. Meriti una medaglia. Oh, almeno un po' di munizioni extra. Tieni, prendile. Alla tua salute! A te, Artyom! Artyom, ma davvero sei immune a quella merda? Vediamo se almeno la vodka ai funghi lo stende. Giusto! Dobbiamo controllare! Alla nostra buona sorte! Certo, e Artyom! Alla tua salute! Nessuno regge questa vodka, eh? Allora, racconta. La galleria che porta al mercato è chiusa e io mi annoio a morte a starmene qui con le mani in mano. Una specie di onda invisibile. Grazie, ci ha travolto e siamo svenuti. Per merito tuo sto vendendo un sacco di liquore. Ma il nostro amico Artyom stava bene. Quella merda nella galleria non gli aveva fatto niente e stava sparando a quei bastardi. Non so neanche come abbiamo fatto ad arrivare fino al posto di blocco. Voglio brindare anch'io a un ragazzo così in gamba. A Artyom! Ho i miei diritti! Fammi uscire dalla stazione! In fondo che te ne frega se vivo o muoio! Ti chiami Artyom? Proprio niente, ehi, stronzo! C'è un tizio che ti aspetta alla strada nera! Ti ci porto io, per un proiettile. Grazie, andiamo! Non ce la faccio più! Grazie. Eccolo, è quel tizio seduto laggiù. Vieni. Beh, qui. Io vado. Ci si tu vede? Tu sei Artyom, giusto? Siediti. Vieni qui. Tu sei Artyom, giusto? Siediti.